perché bisogna dare maggiore assistenza per i contribuenti che hanno disabilità, perché tantissime volte, in tante occasioni, la considerazione che si fa è che il mondo fiscale effettivamente è un po' complicato, anche per noi che ci lavoriamo da anni, da anni, anni, da decenni, ma complicato perché sono tante le agevolazioni, sono, e forse non bastano mai. Sono tante le norme che a volte disciplinano una stessa fattispecie, norme che bisogna poi ben coordinare, ben interpretare. Quindi a maggior ragione bisogna dare un'assistenza e soprattutto consigliare nel miglior modo possibile, in maniera equilibrata, con grande buonsenso, che è quello che poi effettivamente ci consente di lavorare nel migliore dei modi, affinché non si commettano errori. È un protocollo che intanto mette insieme diversi soggetti e quindi diversi servizi, no? Dalla regione, ai servizi sociali, all'INPS, all'INAIL, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia Piemonte Lavoro, perché si ritiene indispensabile creare sul territorio una rete informativa che sia a servizio delle persone, dei cittadini con disabilità, impedendo che queste persone abbiano informazioni frammentate, disomogenee, disparate tra diversi soggetti. Il mettere in rete le informazioni, lavorare perché le informazioni possano essere concentrate in un unico punto, e questo unico punto sarà l'URPI, l'Ufficio Relazioni col Pubblico della Regione Piemonte, che è diffuso in maniera capillare, può sicuramente aiutare le persone con disabilità ad essere più consapevoli delle opportunità che ci sono sul territorio e ad essere più rispettate anche nei loro diritti e in quello che a loro deve essere dato per rispettarle nella loro dignità. Il primo intervento è una linea telefonica diretta. Linea telefonica diretta per i casi risolvibili per le vie brevi. A volte in tanti casi si possono risolvere veramente semplicemente con una telefonata. Telefonante ai referenti presso i nostri uffici. Poi c'è la cosiddetta corsia preferenziale. La corsia preferenziale è soprattutto diretta a diminuire i tempi di attesa. Sappiamo benissimo che i tempi di attesa sono quelli che a volte un po' penalizzano, un po' probabilmente presi dalla fretta, a volte il cittadino può interpretare in modo diverso e noi ne stiamo cercando di evitare, in parte è fatto con i nostri sistemi informatici, per evitare che meno persone vengano agli sportelli, un miglior servizio si dà, chiaramente utilizzando bene i nostri sistemi informatici.